Ho aspettato stamattina per fare il video perché diciamo tutto il resoconto della partita aveva provocato in me ieri una sorta di, tra virgolette, rabbia, barra aggressività, perché a parte che non è possibile prendere il gol così, soprattutto alla fine, soprattutto dopo una gara, secondo me, sotto certi punti di vista piuttosto buona, analizzando il tutto, anzi tenendo conto di tutto, a partire dal discorso medio sempre trasferta, al discorso arbitro che oggi ci ha messo del suo in maniera impressionante, al discorso anche dell'ultimo periodo in cui si trova comunque Livorno, che se non sbaglio in 10 partite ha fatto 9 punti, ma se non sbaglio, vorrei dire la cazzata, però secondo me analizzando il tutto Livorno ha fatto la bruttissima partita, poi il Bari comunque c'è una squadra difficile, un campo difficile per chi ci va già, soprattutto quest'anno, che il Bari rende parecchio. E quindi secondo me, come ho detto prima, il Livorno sotto sotto non è che abbia fatto questa bruttissima partita, anzi. Però appunto, come ho detto all'inizio, per via del gol preso alla fine, per via del gol come è venuto, per via anche delle decisioni arbitrali che hanno, secondo me, condizionato, se non al 100%, un buon 60-70% la partita. Soprattutto sulla decisione presa su Vergara, ovvero i due gialli e appunto l'espulsione avvenuta dopo 15-20 minuti nel secondo tempo, che ci ha condizionato la partita perché ci ha fatto diventare, date poi le scelte di Manucci, una squadra più difensiva piuttosto che offensiva. Perché chiaramente prende il rosso il difensore, sei fuori asa, il Bayern è una squadra che ti sa parecchio purgare, allora cosa fai? Fai un cambio, ne metti un altro difensore automaticamente, devi levare un centrocampista e un attaccante la maggior parte delle volte. Quindi cosa fai? Perdi un uomo, diciamo, offensivo e diventi una squadra difensiva, ecco. Poi fra l'altro, un'altra cosa, che se avessi flippato su Vergara, ma anche, ecco, non è questa sbagliata l'ossa per la più decisiva, questa secondo me è la seconda più importante, la prima veramente importante è stata quella del gol annullato a vantaggio. Gol che riguardando i replay, le lights, cavolo, quello che chiama, e fra l'altro sentendo anche le varie opinioni, i vari commenti, magari sai, non so, dei giornalisti sportivi, dei telecronisti, li vedi, era gol regolare, gol annullato così. Perché per l'amor di Dio è vero che la palla è tonda e può succedere di tutto, ovvero che se magari boh, il Livorno faceva gol, Bari al posto che fattene uno magari se risvegliava te ne faceva 47, finiva 47-1, ma è anche vero che se ne ha fatto un gol e non sai come poteva andare a finire la partita, si poteva benissimo vincere o si poteva Bari a fare così, pareggiava. Che è vero che non è che ci sia tanta differenza dal perdere e pareggiarci un punto, ma non è vero, perché comunque se non ti dà morale, ti fa un briscio di classifica, anche se non so se comunque è bello qualcosa, e comunque il Bari, a posto di andare più 3, andava niente, il confronto a te rimaneva uguale, cosa che in futuro non si sa mai cosa succede, può essere utile per dire. Quindi diciamo che, scusate se mi era venuta in mente la sala di viaggio, ma era questa la cosa principale. Cioè del gol annullato, quindi sono state tante cose che appunto mi hanno tra virgolette causato il discorso di fare video stamane mattina anziché ieri, ovvero dopo la partita, perché davvero, poi c'è anche la sfortuna, perché comunque anche se con tutto il rispetto per Ceccherini, è vero che alla fine ha fatto girare in maniera impressionante, perché lì non lo puoi far girare, soprattutto un attaccante come Maniero che si sa è uno degli attaccanti, diciamo, livelli io le chiamo Boy, anche se Boy in maniera non è tanto, che comunque ne tanto corre, però è uno degli attaccanti a livelli grossi, classico uomo d'aria, ecco, il classico attaccante, diciamo, rapace, mettiamolo così, dietro lì, che se gli dai qualche occasione, se non sempre, quasi sempre, ti purga. E appunto Maniero era a tenere appiccicato, cioè mette la colla su Maniero, senza farlo girare. Ci è stato, però diciamo che c'è stato anche un discorso di sfortuna, perché per l'amor di Dio è vero che il Bari prima di fare gol era diciamo nella situazione che stava attaccando, vedi il palo di Luca dove ti va, però è davvero
anche sfortuna, perché in Ferrari se proprio devi prendere gol, penso all'ultimo, magari non c'è nemmeno avuto quella possibilità di ribaltare le situazioni, dato che comunque anche loro alla fine erano in 10, almeno Vella, alla fine sono 10 su 10, chiaramente prima noi, come ho detto prima, di loro erano 10, però. E quindi cioè sono cose che comunque ti fanno, cioè io stavo pensando un attimino al gol che mi ha fatto avvantaggiato, no? E sono cose che ti fanno girare parecchio le palle, perché già appunto non viene la situazione buona, diciamo attuale, dell'andamento della squadra. Oltretutto poi c'è anche questa salita dell'arbitro, che sa, non sembra, però anche magari andare a vincere laggiù a Bari, che il Bari ora come ora penso sia una delle squadre più in forma del campionato, e cioè fa morale, ma tanto, soprattutto una squadra che ultimamente non rende tanto, al contrario all'inizio anno che sembrava di essere già andata in Serie A dopo 4 giornate, quindi nebo. Io davvero mi vengo sconcertato, che poi comunque secondo me la squadra non ha fatto la grandissima, quella grandissima brutta partita. Se è vero, non ha giocato in maniera ottimale, ci mancherebbe altro. Però io per esempio specialmente vedevo la squadra che provava a fare delle triangolazioni, dei passaggi buoni, cioè cercava di comunque amministrare un po' il gioco, creare un po' di gioco, fare un po' di gioco, nonostante appunto non eri in casa ma giocavi laggiù. Infatti secondo me il Livorno, nonostante il risultato finale sia la sconfitta, ripeto, avvenuta, cioè vediamo com'è avvenuta, il Livorno non ha fatto una brutta partita, mi ha giocato appunto Boyer, migliore prestazione del CEO degli ultimi 10 anni, no, però non ha giocato male, soprattutto andando ad analizzare i vari fattori, vero, trasferta, condizione ottimale, bla bla bla. L'unica cosa che mi fa un po' girare le palle, essere stato curioso di vedere come andava la partita, poi potevo benissimo andare 80.000 volte peggio, e infatti non riesco a capire questa serie, è il perché Panucci per la seconda volta consecutiva non fa già Pasquale, cioè, penso che Pasquale sia una pedina fondamentale, meno importante, fondamentale. Questo ragazzi, cioè deve tra virgolette ringraziare il cielo che fa parte della tua squadra, perché un giocatore di genere in Serie B non ti fa comodo di più. Non capisco appunto perché non lo faccio giocare. Non lo faccio giocare a titolare, ma pensi anche a panchina, e fra l'altro ieri non è nemmeno entrato. Ora è vero che hai preso quell'ultimo, magari devi farlo entrare per 2 minuti, serve a poco. Però anche. Cioè. Pronti via quando inizia l'anno c'è l'intendente attacco. Vantaggiato, fedato, pasquato, cioè come dio io, non so se siete anche voi, cioè le baba di Ulo era impressionante che giocavano questi video. Ora senza togliere niente agli Enerci, ci mancherebbe, che Enerci comunque è uno di quelli lì che comunque quando gioca, almeno dal mio punto di vista, dà abbastanza anima, cioè lo vedi quando esce a un'azione di vita, ne vuole più, e poi però ci prova a fare qualcosa, tanto li viene una cosa, a parte no, però se non sono niente a lui, però Pasquato è più utile di Enerici. O anzi, nella condizione attuale forse Pasquato è anche più utile di Fedato, perché Fedato continuamente si prova a fare qualcosa, ma tipo ieri per me Fedato ha sbagliato per di voi. Insomma fa un cross, cazzo, ma tirano al mollo. Mi partiva a fare cross, magari un tiro sbagliato, ho provato a tirare al posto di crossare. Vabbè. Comunque, ora il discorso di primo stato tempo non voglio farlo, cioè, in classe diciamo differenze, perché meno male una stata di che secondo me, tracciando il fatto a peso con nel secondo tempo, comunque lì poi hanno giocato meglio un po' nel primo, piuttosto che nel secondo. Poi secondo comunque, come detto all'inizio video, è stato condizionato alle espulsioni di Vergara, quindi San Zeman ha già 1-110, soprattutto se non c'è una squadra qualitativamente eccezionale, la differenza la noti, secondo me. E quindi niente, primo tempo migliore del secondo, potevamo secondo me benissimo vincere, perché ripeto, nonostante tutto il Livorno non ha giocato male e qualche occasione l'ha creata, è andata di merda, che vedete che non ha rivantaggiato, rimane visto alzato clamorosamente, e niente, ora c'ho di arte, perché davvero c'è po' da di. E se comincio a parlare veramente come ve lo fa ieri, cosa che meno male non ho fatto, rischiare ovviamente di essere davvero offensivo, quindi meglio terminarvi da lì dicendo che partita ingiusta sotto tantissimi punti di vista, perché forse il risultato è quello più giusto,
secondo me poteva essere benissimo il pareggio, era il pareggio. Vabbè, vediamo, così non è stato, come sempre, purtroppo per noi. E niente, ci vediamo al prossimo video sperando che la situazione sia diversa. Bene, ciao a tutti.